Quante volte vi siete fermati al primo sguardo senza approfondire? Quante volte vi siete limitati alle apparenze invece di dar retta alla sostanza? Ecco, è proprio vero, l'apparenza inganna. E io ne sono la dimostrazione vivente, perché ho la sclerosi multipla, ma per molte persone sono sana come un pesce. Beh, sono in buona compagnia perché non succede solo a me, succede anche a Davide. Vero Davide? Ciao Antonella. Ciao vero. Davide, grazie di essere qui. Raccontaci qualcosa di te, della tua vita, della tua esperienza. Sì, mi chiamo Davide, ho 37 anni, mi occupo di comunicazione, di social media e di risorse umane in un'azienda in Puglia. Scrivo anche romanzi e ho la sclerosi multipla. L'avresti detto? Non l'avrei detto, l'apparenza inganna, è proprio vero. Già. Ma a proposito di questo, ecco, se senti questa frase, l'apparenza inganna, tu a cosa pensi? Tutte le volte in cui mi guardano come se mi stessero facendo una radiografia. Sì, per scovare qualcosa. Esatto, uno scanner non richiesto e non desiderato che ti fanno proprio perché devono individuare qualcosa che non va. E senti, invece, quando hai avuto la diagnosi di sclerosi multipla, immagino che la paura abbia fatto parte di te. Qual è stata la prima paura? La paura più grande è quella che non avrei più potuto scrivere. No. Ricordo che mi fu prospettata questa possibilità, magari non sarei stato abbastanza forte, abbastanza creativo come prima, però e invece, ho infatti pubblicato due romanzi, scrivo per un blog, vedi, e con la scrittura adesso ci lavoro anche. Guarda, se ti può consolare, anch'io ho avuto paura di non poter più fare l'attrice perché ho dovuto abbandonare la danza e invece sono riuscita a coronare molti dei miei sogni, quindi tutto è possibile. E senti, qual è stata la tua un'altra paura che hai avuto? Mi fu detto che avrei dovuto accontentarmi di relazioni passeggere. Ah sì? Che non sarei più stato in grado di avere una relazione normale perché magari non sarei stato all'altezza, abbastanza forte forse. E invece? Non lo so. E invece mi sposo. Bravo! Tra 6 mesi. Con? Con Rosanna. Rosanna. Bene, sono molto contenta. E Rosanna come vive la tua sclerosi multipla? Rosanna riesce ad ascoltarmi, riesce a capire, a vedere quello che è difficile vedere, i nostri sintomi invisibili. Eppure lei sa ascoltare anche i miei silenzi. Una cosa che riesce a fare, la cosa più bella di tutte, riesce a termoregolarmi. Ogni volta che io sono un po' troppo nervoso, agitato per qualche visita, lei mi calma, riesce a farmi trovare pace. Se invece sono un po' freddo, un po' distante, un po' cupo, mi riscalda, mi fa tornare vivo. Riesce sempre a trovare la giusta temperatura. Però non sempre capisce esattamente quello che tu stai provando, perché non è facile. Ecco, fammi un esempio. Beh, direi risveglio mattutino, già prima mattina. Cioè? Il momento del risveglio è quello in assoluto più particolare, perché c'è lei, che è una donna molto metodica, che parla a raffica, mi dice 5-10 cose da fare. E magari lei è già arrivata in pochi minuti alla quarta, alla quinta, io sono ancora alla seconda. Allora le chiedo, scala un paio di marce, arriva alla mia velocità, così magari possiamo continuare a camminare, a correre insieme. Povera Rosanna, però io la capisco perfettamente perché sono esattamente come lei. Senti, fammi un altro esempio, ecco. Dunque, dopo la diagnosi sono diventato più coraggioso. Forse un paradosso, non no, lo so. No, capita, credimi. Ho iniziato a fare delle escursioni pianeggianti, sì. Niente di impegnativo. Però a volte ho bisogno di fermarmi, quella perché fatica. Perché hai la fatica, è quella fatica tipica della sclerosi multipla. Esatto, inizia a farsi sentire, è come se avessi bisogno di un power bank, devo ricaricarmi un po'. Sì. Però quella pausa per me non è un limite o una difficoltà o un ostacolo. E le dico sempre, magari in quei momenti io non sono al 100%, sono al 50%. Però ti amo e ti amerò col 100% di me. Ah. E non invidio un uomo che magari non ha la SM, ha il 100% di sé, ma ama solo a metà. Non credi? Questa è proprio la vena dello scrittore che viene fuori. Complimenti Davide per averci raccontato questa esperienza, ed è proprio vero, l'apparenza inganna.